Cuore Resiliente è uno dei progetti che si presentano oggi qui a Bardonecchia. Qual è la finalità sul tema ovviamente della tutela del territorio? La finalità è molto ambiziosa. La parola resilienza è stata lanciata dal protocollo di Sendai dalle Nazioni Unite nel 2015. Abbiamo raccolto questo messaggio e l'obiettivo è quello di rendere più resiliente il territorio e la società, gli individui che vivono e abitano queste valli. Quindi, seguendo l'obiettivo generale del PITER, che è quello di rendere il territorio attrattivo non solo per i turisti, ma anche attrattivo per la residenza, si è pensato a renderlo più sicuro con una partecipazione dei cittadini, quindi lavorando sulla loro resilienza, che è conoscenza e comportamenti.